Angelo del focolare, reginetta dello spremi agrumi o dispensatrice di sesso, moglie ignota del milite ignoto. Così scrivevano le donne francesi nel 1970 sulla corona di fiori depositata ai piedi dell'Arc de Triomphe. Il filosofo greco Aristotele sosteneva che lo spazio attribuito alle donne è per natura inferiore a quello attribuito all'uomo. La capacità di fecondare, quindi di essere creatrice, la rende da sempre pericolosa e temibile, figura sacra o incarnazione del male. Cosa chiede alle donne la società occidentale? E le donne sanno e vogliono omologarsi a quello che il costume sociale impone? Sentiamo ora cosa ne pensano Stefano Dominella e Guillermo Mariotto. $787 di biancheria intima. L'intimo è un diritto umano inalienabile. Ahimè, è una società che parla di sesso. Questo desiderio di apparire a tutti i costi e di essere appetibili sessualmente parlando. Alcuni stilisti italiani hanno preso una strada che ci porta lontano o ci porta per la strada con la moda. Specialmente le televisioni commerciali hanno un po' imbastardito la moda. E i mass media molto spesso vanno dietro a quegli esempi. Però il made in Italy è un'altra cosa, perché il made in Italy è qualità del prodotto, è qualità nella materia, è ricerca. Quindi il vero made in Italy non è un prodottino da valletta televisiva, ma è un prodotto che può vestire una donna con classe, con buon gusto. Il made in Italy si sta riferendo piuttosto a una donna brillante, a una donna fantasiosa. Il made in Italy sta facendo molta ricerca, specie nei materiali e nei disegni dei tessuti. Nel mio caso ho imparato a capire quel chi c'ho davanti e a fabbricare quel suo sogno. Mi piace sognare i sogni degli altri. Oggi la famiglia media veste nell'outlet perché non c'è più la possibilità di andare a comprare in boutique o di fare quello shopping convulso che andava di moda qualche anno fa. Si può essere eleganti anche con un abito da 50 euro addosso, avere personalità. Non seguire i diktat della moda al 100%, ma saper scegliere dalla moda quello che più ci assomiglia. Quindi non è lo stilista che ti può dare uno stile se non hai personalità e se non sai portare certi abiti.